crowdfunding, che è una risorsa che è in fortissima crescita e che vi permette di avere una base su cui partire e che vi dà già delle informazioni utili sul possibile successo di una vostra idea imprenditoriale. Il crowdfunding può essere reward based, quindi basato su una ricompensa, che è quella che abbiamo fatto noi, abbiamo dato magliette e delle bussole, equity based, un po' più complessa, se volete cedere delle quote societarie, se no c'è social lending peer to peer, cioè sono altre persone che vi danno dei prestiti a un tasso molto molto agevolato. Come si fa il crowdfunding? Il crowdfunding è una questione quasi esclusivamente legata alla comunicazione, cioè voi dovete far innamorare una persona della vostra idea oppure gli dovete far venire la collina alla bocca, e quindi è una questione esclusivamente emozionale, cioè voi dovete studiare le persone a cui volete chiedere i soldi e fare un qualche cosa che gli permetta di innamorarsi della vostra idea. Generalmente le strade non è che siano tantissime: o gli raccontate, come abbiamo fatto noi, la vostra storia, dicendo che siete partiti, che eravate amici, che non sapevate cosa fare, perché poi abbiamo fatto questo e quest'altro, e che quindi di farlo proprio per voi a livello personale, li potete intenerire, li potete esaltare, potete usare tante strategie, o se no dovete avere come oggetto, come prodotto che volete realizzare, qualcosa di talmente figo che uno dica: ah cavolo, lo voglio anch'io. Cioè, non posso vivere senza averlo, quindi glielo devi far vedere ancora prima di averlo realizzato, fondamentalmente. E questo è un grandissimo indicatore di un potenziale successo. È un'ottima tecnica, secondo me, di prototipazione. Ricordate questa parola, perché nel futuro molti progetti imprenditoriali non saranno prototipati, ma prima saranno pretotipati. Quindi deve fare un prodotto, un servizio, un qualche cosa che è simile a quello che volete fare in futuro, che magari non vi costa assolutamente niente, ma che già vi dà delle informazioni reali e non delle opinioni.